Come reagireste a una condanna a morte? Fareste qualsiasi cosa per poter sopravvivere. Nel 1915, il giovane Wenceslao Moguel fu arrestato e accusato di essere un soldato ribelle durante la Rivoluzione Messicana. Lo accusarono di essere agli ordini del temuto generale rivoluzionario Pancho Villa. Fu condannato a morte senza processo ed immediatamente giustiziato. Gli 8 soldati fecero fuoco e il giovane Wenceslao cadde a terra, sanguinante a causa dei 9 proiettili ricevuti. Dopo avergli sparato anche un colpo in testa, i soldati se ne andarono. Ma 15 anni dopo, Wenceslao Moguel fu ritrovato vivo negli Stati Uniti. Per quanto tempo ha dovuto fingersi morto? Sorprendentemente, Moguel non è stato l'unico ad essere sopravvissuto a una condanna a morte. Oggi abbiamo raccolto le storie più incredibili di coloro che sono sopravvissuti ad una condanna a morte. Alcune di queste persone sono state costrette ad affrontare la morte addirittura 2 volte. L'imputato è condannato a morte. Che Dio abbia pietà della tua anima. Numero 5. Doyle Hamp. Ok, devo avvertirvi che questa storia è abbastanza triste. Nel 1987 Doyle Lee Hamm fu arrestato per l'omicidio di un dipendente di un motel in Alabama. Fu dichiarato colpevole e condannato a morte. Aspettò per più di 30 anni prima che arrivasse il giorno della sua esecuzione, nel 2018. Gli avvocati di Doyle Hamm hanno tentato più volte di fermare l'esecuzione, sostenendo che, a causa dei trattamenti contro il cancro, le sue vene sono danneggiate. Un giudice ha stabilito che non può essere giustiziato usando le vene delle gambe. Il suo avvocato cercò di far annullare l'iniezione letale, perché a Doyle era stato diagnosticato un cancro aggressivo e stava combattendo altre condizioni di salute che avrebbero reso impossibile un'esecuzione corretta. Aveva un cancro linfatico ed era praticamente in fin di vita. Doyle fu esaminato da un anestesista che concluse che lo Stato non era attrezzato per eseguire la procedura in modo umano. Il suo avvocato sosteneva che il cancro, la lunga storia di abuso di droghe e l'epatite C avrebbero trasformato la sua esecuzione in una mostra di sangue e sofferenze disumane. Nonostante ciò, le autorità decisero di procedere con l'esecuzione. Dopo aver trascorso quasi 3 ore a bucare il corpo di Doyle per cercare di trovare una vena e somministrare l'endovenosa che lo avrebbe ucciso, le autorità dovettero annullare l'esecuzione poco prima di mezzanotte, quando il mandato di esecuzione sarebbe scaduto. Quel giorno Doyle sfuggì alla morte, ma mentre cercava le vene, il personale statale gli perforò la vescica e una delle arterie. Dopo il fallito tentativo, il suo avvocato raggiunse un accordo con le autorità per evitare l'esecuzione e lasciare che Doyle rimanesse in prigione fino alla sua morte, che avvenne 4 anni dopo. Numero 4. Willie Francis. Come ha fatto un 17enne a sopravvivere alla famigerata sedia elettrica? È la strana storia dell'esecuzione di Willie Francis nel 1946. Questo adolescente, accusato di aver ucciso un farmacista in Louisiana, fu condannato a morte dopo appena 15 minuti di deliberazione da parte di una giuria probabilmente non oggettiva. Il giorno dell'esecuzione ricevette l'estrema unzione e poi lo legarono alla sedia elettrica. Dopo minuti di sofferenze atroci, mentre la macchina da 150 kg cominciava a tremare, Francis urlò disperatamente: «Non sto morendo!» e le guardie carcerarie dovettero interrompere la procedura. Un'indagine scoprì che la guardia incaricata di montare la sedia elettrica era ubriaca sul lavoro e che un cablaggio difettoso aveva causato il malfunzionamento della sedia, torturando il giovane Francis inutilmente. Nonostante il ricorso alla Corte Suprema, l'adolescente fu giustiziato l'anno successivo. Numero 3. Ray Crone. Nel 1991 a Phoenix, in Arizona, si verificò un omicidio. Una donna di 36 anni fu trovata morta nel bar in cui lavorava. Era stata pugnalata a morte, ma le uniche prove trovate dagli investigatori erano segni di morsi e saliva sul suo corpo. Secondo la testimonianza di una sua amica,
un uomo di 45 anni di nome Ray Crone, si era offerto di aiutarla a chiudere il bar quella sera. Crone fu accusato dell'omicidio e condannato a morte. Nonostante ci fossero dubbi sulla forma del suo morso e quella del morso trovato sul corpo della vittima. E ho detto al giudice: avete preso la persona sbagliata, non sono stato io. A quel punto mi ha definito un assassino senza rimorsi, un mostro, e mi ha detto: ti condannerò a morte. Aspettò per anni l'esecuzione, finché le autorità non eseguirono il test del DNA, scoprendo che il vero assassino era un uomo condannato per un altro crimine. Crone fu rilasciato nel 2002 dopo aver atteso la sua esecuzione per quasi 10 anni. Numero 2. Martin Gurule. Questo 29enne è riuscito a fare qualcosa che nessuno era riuscito a fare dai tempi della famigerata banda di Bonnie e Clyde. Sfuggire alla pena di morte in Texas. Nel 1993, Martin Gurule fu giudicato colpevole dell'omicidio di 2 persone durante una rapina in un ristorante e condannato a morte. Dopo aver trascorso 6 anni aspettando la pena di morte, decise che era giunto il momento di fuggire. Pianificò la fuga con altri 6 detenuti. Quella notte indossò uno spesso strato di abiti e bende simili a un'armatura. Una volta scoperti, le guardie iniziarono a sparare. Gli altri detenuti furono catturati, ma Gurule riuscì a scavalcare 2 recinzioni di filo spinato e a scappare sia dalla prigione che dalla pena di morte. Ironia della sorte, una settimana dopo la sua fuga fu trovato morto sotto un ponte. Numero 1. Wenceslao Moguel. Ok, ricordate il giovane ribelle messicano condannato a morte e giustiziato durante la rivoluzione messicana? Beh, gli spararono 9 volte al corpo e, secondo il protocollo, un ufficiale dell'esercito gli sparò anche un colpo in testa. Eppure sopravvisse. Dopo l'esecuzione, non era sicuro di essere vivo o morto, ma nonostante il dolore insopportabile, riuscì a trattenere il respiro finché i suoi carnefici non se ne andarono. Wenceslao Moguel, a causa dei colpi d'arma da fuoco sul viso e sul corpo, rimase sfigurato ma vivo. La sua storia divenne pubblica dopo la sua immigrazione negli Stati Uniti e attirò l'attenzione del famoso Robert Ripley, che lo invitò al suo programma radiofonico per condividere la sua esperienza. Wenceslao Moguel morì nel 1976, oltre 60 anni dopo essere stato condannato a morte e giustiziato. Sembra che a volte si possa ingannare la morte. Purtroppo, la condanna a morte non è l'unico modo per morire in prigione. Alcune prigioni sono così pericolose che possono essere peggio di una sedia elettrica. Volete sapere qual è la prigione più pericolosa del mondo? Beh, eccovi accontentati. Su come sopravvivere.